Ecco, Barone, peccato per l'epilogo finale, una partita che ha dimostrato l'equilibrio perenne tra queste due squadre, però non ce l'abbiamo fatta. Sì, ma direi che se usciamo da questa partita a testa alta, anzi altissima, perché comunque abbiamo lottato fino alla fine. Onore e merito a Ravenna perché si è meritata questa Final Four. Voi sapevate benissimo in quali condizioni noi siamo, in quali condizioni siamo arrivati a queste gare, però non c'è nessun alibi, noi abbiamo lottato fino alla fine. Direi che è un campionato più che soddisfacente il nostro e, ripeto, onore a Ravenna e in bocca al lupo a loro per la Final Four. Non sono bastati alla fine neanche 18 muri, non è bastata come dire, la rimonta finale, il fatto di essere andati 24-22 al quarto, è difficile dirle così a caldo, ma secondo te cosa è mancato? Ah, c'è tanto rammarico, il primo set ad esempio eravamo avanti 7-8 punti e sinceramente non si può perdere un set in quel modo. Poi siamo stati bravi a rimontare, a ripartire, poi tie break, il quarto set eravamo lì punto a punto, eravamo anche avanti alla fine, anche con l'aiuto del pubblico. Sai, fosse andata al tie break la partita non si sa come sarebbe andata a finire, però con i se e con i ma la storia non si scrive, brava Ravenna e in bocca al lupo a loro. Un pubblico che anche stasera... numeroso stasera, vi ha incitato fino all'ultimo, tu che sei cresciuto in questa società, che sei un calabrese doc, senti più di altri forse questo fattore? Sì, guarda, c'è tanto, tanta amarezza sicuramente perché la stagione è finita con una sconfitta, direi molto più che onorevole perché alla fine abbiamo lottato fino all'ultimo pallone, però direi che se analizziamo tutta la stagione, tutti i playoff, la qualificazione della Coppa Italia, c'è da veramente fare un applauso a tutti i miei compagni di squadra, allo staff, a tutti quanti noi, perché penso che abbiamo fatto una grandissima stagione, ecco. E grazie chiaramente ai tifosi perché ci hanno sempre aiutato e ci hanno sempre seguito. Grazie Rocco Barone, in bocca al lupo per il proseguo della stagione che è finita, per... vediamo quello che succede ora, in bocca al lupo. Crepi, ciao a tutti.